Quando gli amici di Her Day ci hanno chiesto di organizzare questo evento alla FAO, abbiamo risposto con grande entusiasmo, soprattutto perché le montagne rappresentano veramente un modello di territorio intelligente che può essere interessante da studiare e analizzare anche per altri ecosistemi del mondo. E le montagne sono un territorio intelligente perché durante i secoli hanno messo a punto delle tecniche, delle strategie per sopravvivere in un ambiente ostile. Quindi da una parte hanno, le comunità che vivono in montagna hanno messo a punto un meccanismo di produzione molto diversificato, sia nelle fonti di reddito che per esempio nei prodotti che coltivano. In un appezzamento di terra in montagna non troveremo mai una monocultura, troviamo sempre una grande varietà di prodotti e quindi questo aumenta la resilienza a tutti i cambiamenti che possono intervenire nell'ambiente. Al tempo stesso sappiamo che le comunità nei secoli hanno stabilito dei legami molto forti di solidarietà. E abbiamo l'esempio della magnifica comunità, per esempio, della Val di Fiemme, dove la gestione del territorio avveniva a livello comunitario. E inoltre l'agricoltura di montagna è un'agricoltura a basso impatto, praticamente le emissioni di CO2 sono pochissime. E in molti paesi, in molti luoghi, per mancanza di risorse non si usa nessun tipo di prodotto chimico, quindi abbiamo delle produzioni di tipo biologico. E quindi i modelli di sviluppo della montagna sono molto interessanti, sono molto moderni, molto innovativi, perché combinano la tradizione con la capacità di adattarsi ad un ambiente che cambia e può essere anche molto ostile.